Grazie Presidente. Onorevoli deputati, proverò a rientrare nei 10 minuti assegnati e quindi a leggere un po' tra le righe del questionario che avete predisposto, cercando di soffermarmi su quelli che, almeno a mio avviso, sono alcuni punti cruciali necessari a rendere credibile la riforma che introduce il principio di pareggio in bilancio, dando per scontato, almeno in questa sede, in questa audizione, dando per scontata la scelta di inserirlo. Resta fermo poi che su altre questioni, se mi avrò ancora qualche altro minuto, proverò a soffermarmi sulle questioni che ritengo meno cruciali ma altrettanto complesse e ovviamente rimetterò poi un testo alla Commissione che risponde a tutti i quesiti, anche a quelli che anche nel corso di questa audizione sono sembrati di più facile soluzione, come la collocazione del principio di pareggio di bilancio o la necessità di modifica dell'articolo 11 della Costituzione. L'inserimento in Costituzione del pareggio deve rappresentare non soltanto la via per risanare i conti pubblici e scongiurare quindi quel livello di debito a cui siamo giunti, un livello di debito che l'Istituto Bruno Leoni, che qui rappresento, conta, aggiorna ogni 3 secondi e il conto totale è praticamente impronunciabile, ma è altrettanto spaventoso il bilancio pro capite che questa mattina, prima di venire qui, quindi alle 11, era aggiornato a 32.000 euro, 32.000 euro pro capite di bilancio. Allora, la costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio è sì l'occasione di risanare i conti pubblici e di scongiurare che si ritorni a questo livello di debito, ma deve anche essere l'occasione, o può essere l'occasione, per dare credibilità alle scelte di finanza pubblica. Ecco perché la costituzionalizzazione del principio, che darebbe il segnale non soltanto all'Unione Europea, agli operatori stranieri, agli stati stranieri, ma prima di tutto alla popolazione italiana, la costituzionalizzazione del principio deve accompagnarsi ad una legge che può essere, si può discutere che sia una legge rinforzata o, come giustamente ha osservato il professor Nicola Lupo, può anche essere una legge costituzionale, estranea però al testo della Costituzione, deve accompagnarsi ad una legge che sia, diciamo, di attuazione a quei vincoli prescrittivi che vogliono essere inseriti in Costituzione. Si tratta di due livelli, a prescindere dal rango delle fonti a cui appartengono la Costituzione e questa legge rinforzata o costituzionale, si tratta di due livelli prescrittivi differenti e entrambi indispensabili, che è necessario calibrare bene, evitando che in Costituzione resti soltanto una mera dichiarazione di principio alla mercé della maggioranza politica di turno, ma evitando anche, d'altra parte, e questo sembra un po' il rischio che si corre con l'attuale disegno di legge costituzionale, evitando che l'intera disciplina sia affidata alla legislazione, per quanto approvata con maggioranze qualificate. Da questo punto di vista, appunto, il disegno di legge costituzionale suona, a mio avviso, debole, poiché prevedendo che l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito siano assicurati in base ai principi e ai criteri che verranno in futuro stabiliti da una legge per quanto qualificata, per quanto rinforzata, ecco, un principio del genere rinvia in realtà l'introduzione del pareggio a un momento indeterminato e abbiamo già avuto esperienza di cosa vuol dire fare affidamento a leggi di attuazione dei principi costituzionali, a quali rischi si corre in questo senso, e rinvia peraltro a una fonte la legge che appunto non sembra avere il rango appropriato a accogliere e definire, anche da un punto di vista simbolico, perché le Costituzioni hanno anche un valore simbolico, l'enunciazione di un principio così forte come quello del pareggio di bilancio, che a mio avviso è il principio su cui si giocherà non soltanto la tenuta dei conti pubblici, ma un cambiamento della vera e propria forma di Stato, o meglio una maturazione, un perfezionamento della forma di Stato sociale, una forma di Stato sociale, se volete, sostenibile, depurata dalle inefficienze, dagli sprechi e dall'assistenzialismo che hanno condotto anche a questo livello di debito. Pertanto, utilizzare una norma interposta o costituzionale affiancata alla Costituzione
È un buon compromesso tra il piano dei principi e il piano delle regole. Occorre però, rispetto al disegno di legge di iniziativa governativa, che la Costituzione sia più rigida nel definire i principi di rigore dei conti pubblici, ammesso appunto che questi principi di rigore debbano essere approvati. Insomma, prescrivere soltanto che le uscite siano pari alle entrate, quindi prevedere un pareggio di bilancio soltanto in termini di saldo formale, non è un vincolo sufficiente a garantire la responsabilità fiscale delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con la possibilità anche di contribuzione da parte dei cittadini. E non è un vincolo sufficiente non solo nei confronti dell'attuale popolazione italiana, ma soprattutto, e anche io mi rifaccio a chi ha richiamato l'equità intergenerazionale, ma soprattutto nei confronti delle generazioni future. Perché tale responsabilità quindi sia espressione di scelte di spesa che siano credibili e razionali, sia nei confronti della popolazione attuale che delle generazioni future, essa deve accompagnarsi, a mio avviso, alle seguenti misure. La fissazione di un tetto di spesa. Alcune proposte l'hanno prevista, alcuni studiosi parlano di una fissazione di un tetto di un limite alla imposizione fiscale, si tratta di due facce della stessa medaglia, ma a mio avviso l'idea di un tetto di spesa, vista quindi dal punto di vista della responsabilità di chi spende e non di un limite alla pressione fiscale, rende meglio appunto l'idea della responsabilità dei governanti nei confronti dei governati, di coloro che saranno un giorno governati. Soltanto questo limite alla spesa obbliga, in costanza di un pareggio di bilancio, i governanti a razionalizzare e a ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili. Rispetto al timore assolutamente opportuno e anche qui autorevolmente esposto, relativo a come conciliare la fissazione di un tetto alla spesa con gli obblighi che lo Stato sociale ha, prima di tutti la garanzia di livelli essenziali concernenti le prestazioni e i diritti civili e sociali, l'introduzione del pareggio avrebbe invece, a mio avviso, l'effetto di obbligare le pubbliche amministrazioni a una maggiore virtuosità nella spesa e nella scelta di dove destinare le risorse. Questo perché, come è stato detto dal professor Nicola Lupo e anche dalla professoressa Perez, i diritti costano, che ci sia o meno l'espressione del costo dei diritti, essi comunque costano. Non solo i diritti costano, ma i diritti civili, i diritti sociali, sono già previsti e tutelati in Costituzione. Si tratterebbe quindi, evidentemente, di far bilanciare due obblighi diversi e complementari dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, quello di non spendere più di quello che hanno e quello di saper spendere nel senso di garantire la tutela di quei diritti costituzionalmente riconosciuti. Quindi, corretta ottimizzazione delle risorse e opportuna allocazione delle spese. Ciò non toglie evidentemente che si debba discutere circa l'inserimento di alcune clausole che non rendano eccessivamente rigido il pareggio di bilancio e che sono previste in tutte le proposte di modifica, quindi situazioni di emergenza o eccezionali, previsione dell'andamento ciclico, piani di ammortamento, piani di rientro, misure di compensazione per gli enti locali e via dicendo, ma si tratta appunto di quelle norme, per quanto fondamentali, che non appartengono però al testo costituzionale. Secondo punto per rendere credibile il pareggio di bilancio, dopo la fissazione di un tetto di spesa, la previsione di una forte maggioranza qualificata, anche superiore rispetto alla maggioranza assoluta, per ovviare alla sovrapposizione tra maggioranza politica e maggioranza assoluta, appunto in costanza di un sistema bipolare. Previsione di una forte maggioranza qualificata anche dei due terzi per ricorrere ai meccanismi di deroga al pareggio e di ricorso all'indebitamento nei casi che sono da prevedersi in Costituzione. Da questo punto di vista, è assolutamente vero che
capire, dire a monte che cosa sia uno stato di necessità, che cosa sia uno stato di urgenza, che cosa sia una fase di recessione, sono questioni da evitare in un testo costituzionale e anche qui lo abbiamo già imparato nell'esperienza del titolo quinto. Allora, questo è il terzo punto, più che prevedere puntualmente che cosa queste fattispecie indichino, sarebbe opportuno proceduralizzare in maniera molto accorta e molto dettagliata questi meccanismi di deroga al pareggio di bilancio in questa apposita legge rinforzata o volendo legge costituzionale, proprio al fine di evitarne l'aggiramento e l'abuso. Si tratta evidentemente della questione forse più delicata insieme con quella sulle garanzie dei diritti sociali. Più delicata proprio dal punto di vista della tenuta del principio nei confronti della volontà politica. Ed è per questo che ritengo che più che definire puntualmente le fattispecie, è bene prevedere le procedure necessarie affinché queste fattispecie non generino abusi. In particolare per quanto riguarda la questione della fase avversa del ciclo economico, potrebbe essere, sulla cui definizione poi si può avere una pezza d'appoggio con parametri riconosciuti come quelli elaborati dall'Istat o dalla Banca d'Italia, sulla questione della fase avversa del ciclo economico, più che appunto capire che cosa vuol dire a monte fase avversa, è forse opportuno fissare un tetto di sforamento e le modalità per riassorbirlo. Quarto punto, quarto ed ultimo punto, nemmeno io, come la professoressa Perez, sono così contraria a meccanismi, di enforcement che vedano un ruolo più forte e più attivo della Corte dei Conti, quindi la possibilità di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale. È vero che ci si può arrivare per altre vie, ma è evidente che siano vie più lunghe e più tortuose e non così certe nel risultato. Si può rafforzare il controllo della Corte dei Conti anche in altro senso, per esempio il controllo preventivo sugli atti aventi forza di legge, in particolare sui decreti legge. Si può rafforzare anche dal punto di vista degli enti territoriali di governo, quindi una maggiore efficacia del controllo della Corte dei Conti che è stato introdotto con la finanziaria del 2006 sui bilanci degli enti regionali. E forse, perché no, ragionare appunto su quella che è stata già citata come la proposta Bozzi di un'approvazione rinforzata dopo un eventuale rinvio presidenziale per violazione del nuovo articolo 81. Insomma, l'enforcement è sicuramente una questione secondo me non da trascurare, proprio per evitare che la Costituzione resti semplicemente una dichiarazione di principio e le maggioranze possano trovare facilmente le scappatoie. Ruolo maggiore della Corte dei Conti, ruolo maggiore del Presidente della Repubblica sono questioni appunto su cui credo che sia abbastanza facile raggiungere poi una decisione. Credo di aver superato il tempo a disposizione, sarebbe soltanto due brevi risposte a due quesiti molto complessi, a mio avviso. Il primo è il problema del regionalismo. È evidente che la responsabilità fiscale in un sistema regionale decentrato come il nostro diventa molto più sfuggente. L'unico appunto che mi sento di fare a questo proposito è che a mio avviso il pareggio debba essere costruito per quanto riguarda il bilancio dello Stato e il bilancio delle regioni, mentre per quanto riguarda gli enti locali sarebbe forse il caso di pensare a strumenti di modulazione del pareggio tramite misure di compensazione o aggregate a livello regionale che consentono appunto una flessibilità maggiore per gli enti locali. Altra questione, il superamento del Golden Rule. Uno dei quesiti che era stato proposto è se si riteneva opportuno il superamento del Golden Rule. Capisco che assolutizzare il principio di pareggio di bilancio anche per le spese di investimento significa dare appunto una forte catena alle scelte politiche anche in materia di investimento. Ritengo tuttavia che sia la via
più giusta nella sua semplicità per due motivi. Innanzitutto perché con le spese e, diciamo, escludere le spese di investimento dal pareggio di bilancio significa far rientrare dalla finestra quello che si cerca di far uscire dalla porta. Secondo perché specularmente non è detto che non ci siano spese che compaiono in bilancio nella parte corrente che invece sono più spese che guardano al futuro, prima di tutto la ricerca e la formazione. Ecco perché secondo me nella sua semplicità, non è rozzezza ma è semplicità quella di evitare, di superare il golden rule. Grazie. Grazie a lei.